Seconda parte di Polifemo dedicata alla premiazione della 50ª rassegna internazionale di pittura Città di Mottola, un evento storico per la collettività motolese, per la provincia ionica, per la regione Puglia, per l'intero Mezzogiorno d'Italia. E non è un'enfasi, quella con cui voglio sottolineare l'importanza di questa mostra, ma questa è una mostra unica nel suo genere nel Mezzogiorno d'Italia. E siamo con Giovanni Rogante. Oggi è il giorno finale, tanti ricordi, tante emozioni, tante sensazioni. Giovanni Rogante ha fatto partire la mostra sin dall'inizio. Dovremmo andare a ritroso di 50 anni per ricordare quel primo giorno. Non dico altro, Giovanni, sei un fiume in piena. Allora, intanto, quello che mi ha portato sino a oggi, a 50 anni, è stato l'amore con l'arte. L'ho fatto sempre con passione. Ho messo sempre qualcosa di nuovo, le novità ci sono state, ogni anno abbiamo portato delle novità. Quest'anno abbiamo fatto un bellissimo volume, abbiamo fatto l'annuro filatelico, abbiamo tante cose abbiamo fatto. Avere 500 opere, una mostra di queste, quindi penso che lo può dire esattamente, perché io penso che questa iniziativa nell'Italia meridionale non esiste. Esiste qui a Mottola da 50 anni che non è stata mai interrotta, 50 anni di successo, e questa sera, voi avete visto, c'è tantissima gente alla premiazione. Ecco, si parlava anche col sindaco durante la premiazione, tu hai detto, voglio chiudere come i campioni, voglio lasciare di me un buon ricordo, e quindi hai, tra virgolette, minacciato, dico simpaticamente, che questa sarà l'ultimo anno, questo è stato l'ultimo anno di mostra. Ma io, Giovanni, conoscendo la tua capacità, la tua tenacia, la tua cultura, il tuo amore verso Mottola, io dico che forse l'anno prossimo ci sarà una nuova formula, un qualcosa di diverso, ma Giovanni Rogante non lascerà il campo, anche perché saremo noi tutti a costringerlo a ritornare. Io ti ringrazio di queste belle parole. Non lo so, il prossimo anno si vedrà che cosa faremo, però per il momento chiudiamo un'epoca, 50 anni, ci ritiriamo, come dicevo prima, da campione. Il prossimo anno vedremo di fare qualcosa sempre in arte, però diciamo una cosa diversa, ecco tutto. D'altronde è bello evolversi, e poi la cosa più importante è che Giovanni Rogante sia sempre qui, poi la possiamo chiamare 50esima, 51esima, prima, però ecco, è un pensiero ai più giovani, abbiamo visto anche artisti giovani, questa manifestazione è anche un monito, uno sprone ai giovani, rivolto ai giovani, per non mollare, per affermarsi con le proprie capacità sul territorio. Avere l'amore per l'arte, avere l'amore per la musica, avere l'amore per tutto ciò che interessa la vita, la creatività. Lui diceva, un grande statista, l'arte è la punta di diamante di un popolo verso la grandezza. Quindi quando un artista, qui abbiamo tanti artisti, creano un'opera, è la cosa più bella. Loro parlano con i quadri. Noi abbiamo avuto grandi artisti, ce l'abbiamo ancora questa sera. E la 500 opere e 300 artisti, e molte opere che sono state esposte e già vendute. Venduti, un successo. Successo abbiamo avuto anche dal punto di vista delle vendite. Devo dire veramente grazie a chi ha comprato i quadri, che hanno portato delle opere a casa, e devo dire, sono felice per gli artisti che hanno venduto, perché anche loro hanno bisogno di vendere, perché se si vende vuol dire che l'opera, l'arte va avanti. Sindaco Pinto, la sua amministrazione ha puntato e punta molto sulla cultura. Lei ha sottolineato nel suo intervento il fatto che non aspetta che siano gli organizzatori a rivolgersi all'amministrazione, ma è l'amministrazione stessa che si fa promotrice di iniziative in tale direzione.
Si conclude quest'oggi la 50ª rassegna internazionale di pittura città di Mottola. Un suo giudizio finale. Il giudizio rimane estremamente positivo, come sempre, per il numero di artisti che qui giungono, 500 opere che sono state qui esposte. Quindi diciamo una grande capacità di come dire, trasmettere la cultura a livello regionale, a livello nazionale, e avere per noi come città di Mottola un ritorno importante nell'avere tanti artisti che qui in questi 15 giorni hanno presentato le loro opere. Certamente si tratta di manifestazioni importanti, l'amministrazione va incontro a questi eventi organizzativi, con la cultura contiamo di voler, come dire, combattere quelle che sono le avversità mondiali, come dice il nostro Presidente del Consiglio, la cultura contro la violenza, la cultura contro le forme di dittatura. Sembrerà strano, ma oggi è proprio così. Noi quindi vorremmo che la cultura sia ancora presente con queste manifestazioni come tante altre. Certamente questi organizzatori vivono una situazione oppressiva per quanto riguarda le situazioni economiche, le spese, i modelli organizzativi che oggi sono molto cambiati e particolarmente costosi. Su questo dobbiamo effettivamente noi riproporci anche come amministrazione nel voler capire quali possono essere le nuove linee affinché queste manifestazioni possano, dopo 50 anni, rivedersi e riproporsi. È un lavoro importante, lo faremo. Quindi l'impegno per il prossimo anno, di questi tempi, il periodo di Natale, un qualcosa magari di diverso ma sempre ancorato alla cultura. Ancorato alla cultura, in questo caso degli artisti e della pittura, sicuramente sì. Vedremo qual è la linea migliore per poterla realizzare, ma sicuramente sì, vogliamo esserci, non vogliamo disperdere questo grande patrimonio. Anna Maria Notari Stefano, assessore alla cultura del comune di Mottola. Beh, questa mostra è stata certamente la perla della cultura mottolese. Esatto, la perla lo è stato per quest'anno e lo è stata negli ultimi 50 anni. Manifestazione di alto valore culturale che ha dato e che dà lustro al nostro paese. Unica manifestazione che si occupa di... Sud Italia. Nel sud Italia si è una mostra anche internazionale, quindi aperta anche ad artisti stranieri, tant'è che questa mostra l'organizzatore si è addirittura spostato in Grecia, sono state fatte manifestazioni in Grecia, quindi è una manifestazione, un evento che porta alto il nome di Mottola anche all'estero. Eccoci in compagnia di Antonio Carriero, un collezionista il quale ha voluto omaggiare Giovanni Rogante per questa 50ª rassegna attraverso appunto la realizzazione di questa cartolina che ho appunto tra le mani, una cartolina che racchiude un po' la storia a tappe ovviamente della rassegna. Consideriamo appunto, vedete, la prima copertina e la 50ª, passando poi per altre, un modo per voler ripercorrere la storia. Praticamente ho voluto omaggiare Giovanni con le locandine delle manifestazioni precedenti. Su queste locandine sono raffigurate scorci della città di Mottola, tipo il comune, la chiesa madre, la masseria di Casarrotto con una locandina di Giovanni della 30ª e ovviamente l'ultima, la 50ª edizione, non poteva non mancare. È stato un atto di affetto e di stima, perché Giovanni ha premiato e premia tanti artisti, dice lei, è giusto che ora venga premiato lui. Esattamente, io con questo gesto ho voluto premiare tutto quello che Giovanni ha dato all'arte e alla città di Mottola, anche a me stesso, perché sin da piccolo ho sempre visitato le sue mostre e in me ha creato anche la passione per il francobollo e la filatelia. È un evento chiaramente legato al Natale, non ci può essere Natale senza Giovanni Rogante e senza la rassegna internazionale di pittura città di Mottola. Non si sa cosa accadrà l'anno prossimo, certo però mi sembra un fatto che qualche grosso evento culturale legato all'arte ci sarà sempre. Sicuramente sì, ci saranno delle chicche, perché con Giovanni ci sono sempre delle chicche fatte bene e questa è la dimostrazione.
Mottola è una realtà variegata e a questa mostra non partecipano solo gli artisti, non si danno da fare solo gli organizzatori, ma c'è un po' tutto il paese che è attento, è sensibile a certe iniziative. Siamo infatti in compagnia dell'ispettore capo dell'ANU, della Vigilanza Venatoria, Lorenzo Cristofalo. Questa sua partecipazione è significativa proprio a dimostrazione del fatto che questa mostra fa parte del tessuto culturale storico di Mottola. Noi siamo un'associazione unita e lavoratori, cioè ci interessiamo del territorio di Mottola e siamo contenti di quel lavoro che facciamo, non ci paga nessuno. Siamo veramente volontariati, fatta bene. Io faccio il volontariato dal 75 ad oggi, ancora continuo a farlo perché ci tengo tanto per il territorio di Motta e per la Selvaggina. Che ne dice di questa mostra? Bellissimo, bellissimo, siamo stati sempre attenti, invitati a partecipare per l'ordine pubblico, è magnifico. Anzi, io lo chiamo dottor Rogante Giovanni. Ad onore. Ad onore. Eccoci ora con l'onorevole Paolo Rubino, già sindaco di Palagianello. Alcuni anni fa portò questa mostra, questa esposizione di quadri, questa rassegna in quella di Palagianello appunto. Nel suo intervento ha sottolineato l'importanza della cultura che questa mostra offre proprio per scongiurare determinate regressioni che di culturale hanno poco o nulla. Sì, io sentivo il dovere di ringraziare Giovanni perché nella vita dell'amministrazione ci sono tante cose che l'amministratore ricorda e tante cose che dimentica. Io non posso dimenticare l'occasione che ci ha offerto Giovanni nel 2003 con la prima mostra, perché fece conoscere a decine di migliaia di persone il nostro comune e diede la possibilità a decine e decine di ragazzi, potenziali pittori, di esprimere le loro capacità. Far crescere le nuove leve. Oggi è ancora più importante, dicevo, perché viviamo in un'epoca nella quale la barbarie avanza, i rischi di regressione culturale sono enormi, ogni attività che produce cultura come questa e benvenute vanno aiutate e sostenute, e insieme a questi vanno aiutati e sostenuti tutti coloro i quali vogliono bene al proprio territorio, e Giovanni è uno che vuole bene al proprio territorio. Diciamo che i mottolesi sono fortunati ad avere Giovanni e ne beneficia l'intera collettività ionica in generale. Giovanni è una fortuna per i mottolesi ed è una risorsa per il territorio. Gianni Latronico, critico d'arte che ha curato un po' la qualità delle opere esposte. Beh, un giudizio conclusivo sulla rassegna. Il giudizio conclusivo consiste in questo, in una sfida che questi artisti stanno lanciando a chi dice che l'arte ormai è morta, compreso Vittorio Sgarbi, che s'affanna a dire che l'arte è morta. Che cosa è morta? Non è morta la vera arte, perché finché un uomo ci mette la sua anima dentro l'opera che crea, ci mette anche i moti del suo cuore, i globuli rossi che vivono e vegetano, non per nulla l'arte è l'unico valore che rimane nei secoli e quindi è immortale. Ecco, spendiamo qualche parola sull'autore della copertina, di questa copertina, che è appunto l'artista Cavallino di Noi Cattaro, che però, guarda caso, è l'autore delle ultime tre copertine. Allora, io sono innamorato dell'arte di Cavallino perché lui guarda il mondo con l'occhio del bambino. Quindi, la poetica del fanciullino. Bravo, la poetica del fanciullino di Pascoli, per cui lui guarda con occhi incantati il mondo e lo presenta alla sua maniera. Ecco, proprio in presa diretta, vedete la copertina, ecco, la vedete.
diamo un giudizio, esprimiamo cosa vuole esprimere questa copertina. Per arrivare a questa copertina bisogna partire da questo, vedi? Metterlo in favore di telecamera. Cavallino ha tre modi di dipingere, un modo naif, un altro poi della scuola napoletana con cui ha fatto l'opera Capri e tutto ciò che riguarda la Campania, e poi adesso è arrivato al surreale con Cristo che stanco di tutti i peccati che gli piovono addosso da tutte le parti del mondo, si ritira nel deserto, immerso nei suoi pensieri, e medita sulle sciagure umane e cosa può fare lui per risolverle. C'è tanta intensità in questo quadro, c'è tanta passione, c'è il tormento di Cristo in quanto uomo che poi diventa salvatore dell'umanità intera. Tutto questo è riuscito Cavallino ad esprimere in questo quadro. E chiunque parla male di Cavallino parla male dell'arte. Ed eccoci con l'artista, il signor Cavallino di Noi Cattaro. Com'è nata questa passione? No, da piccolo, quando ero piccolo così, da me stesso. E poi ho cominciato un po' grande perché facevo un mestiere che non me lo permettevo di fare. Poi ho dipinto. Cos'altro? Che io ho dedicato alla poetica del fanciullino di Cavallino un'antologia di 150 pagine, abbinando le mie poesie visive, di cui ce n'è qualcuna qua, alle sue opere. Quindi per ogni opera sempre è abbinata una lirica. Una lirica però di carattere visivo, perché hanno la forma della clessidra. Ok, bene così. Il dottor Donato Palantone, personal advisor di Widiba. Widiba ha voluto sostenere questa realtà culturale con i fatti, perché questa realtà appunto permette, consente la crescita del territorio. In questa ottica, in questa direzione, la sensibilità di Widiba. Sì, ho conosciuto Giovanni in occasione di un'altra manifestazione. E quindi mi è sembrato giusto, soprattutto a 50 anni dall'inizio di questo evento, aiutarlo a realizzare le nozze d'oro. E quindi è fondamentale poi, così come ho fatto stasera, poi premiare l'artista più giovane perché siano incentivati a continuare in questa direzione, e l'artista più anziano, che ho chiamato più saggio, perché devono continuare a aiutare i giovani a fare cultura. Le realtà economiche che sposano quelle culturali, un binomio vincente. Infatti, Widiba è una banca nata un anno fa, però proviene praticamente dalla banca più antica d'Italia, ma anche del mondo, che è il gruppo Montepaschi. Siamo all'avanguardia e, contrariamente a quello che si può pensare, siamo invece molto attenti al discorso culturale, quindi ecco perché siamo presenti in tutte queste manifestazioni dove c'è la cultura. E siamo sempre con Widiba, con il dottor Francesco Carriero, altro personal advisor. Beh, come diceva il suo collega, un momento di crescita per il territorio, e voi avete voluto immortalare questa con la vostra partecipazione questa 50ª edizione. Assolutamente, noi abbiamo voluto contribuire nel nostro piccolo a dare una crescita, insomma, culturale al nostro paese. Noi ci teniamo abbastanza e vogliamo, insomma, che altre manifestazioni di questo calibro siano portate avanti, soprattutto da noi giovani. È un momento, dicevamo, di crescita in una particolare situazione in cui tanti giovani purtroppo lasciano la terra natia. Beh, queste iniziative rafforzano la cultura, rafforzano le nostre radici e forse anche rafforzano la permanenza dei giovani sul territorio. È un auspicio. Assolutamente, sono pienamente d'accordo.
anzi vorrei proprio dire a tutti i giovani di non mollare mai, perché il futuro siamo noi. Se abbandoniamo la nostra terra non ci può essere futuro, insomma. E siamo con un'artista tarantina, Monica Angela Lezza, una veterana di questa mostra perché ne ha fatte in precedenza e ha voluto lanciare una giovane leva. Ecco, stiamo affrontando il discorso dei giovani che devono affermarsi sul territorio e quindi in questo senso lei ha fatto da chioccia, per così dire. Sì, io sono molto positiva verso i giovani. Vorrei tanto che questi giovani si affacciassero di più alla pittura, all'arte. Poi soprattutto questa mostra, è arrivata la 50ª rassegna pitturale internazionale Pittura di Mottola. Io la feci la 42ª edizione e ti devo dire che è stata per me un'esplosione. È vero, ho avuto premi a New York, a Nizza, a Spagna, da tutte parti del mondo. E adesso sto lanciando dei piccoli artisti, però io credo molto in loro. Sono veramente in gamba. E oggi questa ragazza viene da Lecce. Spero che arrivi subito. Ecco, alla luce della sua esperienza di tante rassegne che lei ha fatto appunto in campo internazionale, cosa ci dice proprio tecnicamente di questa mostra? Allora, tecnicamente ci sono artisti che stanno ancora stanno costruendo e artisti che io in passato ho visto che comunque erano oltre. Ci sono un misto di artisti. Però questo è il bello, confrontarsi e crescere e dare quella poesia che magari a te trasmette un fato, a voi trasmette un altro fato, no? Il cuore. Bene, si conclude qui questa parte di Polifemo dedicata alla premiazione della 50ª rassegna internazionale di pittura Città di Mottola. Tantissimi artisti, abbiamo sentito il profumo della cultura, ma non solo il profumo della cultura, l'impegno di tanta gente, dagli amministratori agli organizzatori, ai semplici cittadini, alle associazioni che hanno fatto di tutto veramente, come d'altronde ogni anno, affinché la manifestazione avesse, come ha avuto, una riuscita davvero perfetta, eccezionale. E il mio pensiero, il mio ringraziamento, il ringraziamento di tutta la collettività ionica e non solo all'organizzatore Giovanni Rogante, un motore davvero instancabile. Sono certo del fatto che anche l'anno prossimo a Mottola ci saranno eventi culturali. Ma torniamo al cronoprogramma di Polifemo, ora una serie di sportelli del cittadino relativi appunto a una zona particolare di Taranto, la zona del Pizzone, e poi alla fine degli stessi il nostro momento musicale, quello appunto degli specchi riflessi.